Cari amici Lions, ancora una volta una occasione di incontro nella bella cornice del complesso turistico Averno I Damiani. Ho con me questa volta, gradito ospite, l'ingegner Francesco Violi. È un personaggio che ha avuto molteplici attività, molteplici funzioni, molteplici incarichi di elevato livello professionale e attualmente è docente, professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria. Ecco, allora a Francesco Violi la prima domanda che voglio fare è proprio che cosa si deve intendere per l'attività dei Lions, che cosa si deve intendere, che cosa fanno i Lions proprio per realizzare. Ne parlavamo mentre venivamo qui, mi faceva una citazione particolare e con un particolare riferimento a degli articoli della Costituzione. Ecco. Allora, i Lions, come sappiamo, è un'associazione che ha uno scopo umanitario sostanzialmente e di solidarietà. È direi una delle poche associazioni a livello mondiale con un numero di soci pari a 1.400.000, se non sbaglio, che è una cifra rilevante. Quindi voglio dire, è un'associazione che ha attraversato tutto il Novecento, il 1900, che ha vissuto due fortissime posizioni politiche, quale il fascismo e l'ideologia sovietica, e passate sono morte queste due ideologie, il leonismo ha continuato tranquillo questa sua attività. Noi con la nostra Costituzione, la domanda che mi faceva, ecco, ora, il riferimento proprio a due articoli interessanti, significativi per noi proprio. Significativi per noi, che talvolta dimentichiamo. Ecco, sì. Noi, la nostra Costituzione, peraltro fatta nel 1947 ma attualissima ancora oggi, recita in due articoli particolari, l'articolo 2 e l'articolo 4. Leggo testualmente. L'articolo 2 dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, quindi ipotizza che l'uomo in un'organizzazione debba poter svolgere la sua personalità. E richiede, attenzione al verbo richiede, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo quindi la prima richiesta, perfetto, dell'articolo 2. Posso collegarmi con il nostro WISERV? Sì, ecco, perché questo, solidarietà. Ecco, solidarietà, il nostro impegno è il WISERV. Ecco, solidarietà, che poi è una parola che viene dal francese, sta a indicare proprio non distruzione, ma il dedicarsi agli altri in modo completamente gratuito, sì, utilizzando un termine simile. E quindi poi ora l'articolo 4. L'articolo 4 che recita: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto di lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. E questo è qualcosa che la nostra Costituzione assicura. Cosa chiede in cambio? Ma questo noi lo dimentichiamo sempre. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Ora, quindi, questi due articoli in pratica impongono una partecipazione a una qualche società, non dica che debba essere quella dei Lions, ma una qualche società, in modo tale che l'uomo possa da una parte esprimere le proprie capacità in questa società in cui si riunisce, diciamo, e dall'altra dia questo contributo per il progresso materiale o spirituale
nei confronti di tutti quanti gli altri. Quindi se noi pensiamo un attimo a questi due articoli della Costituzione, noi potremmo dire che inquadrare quella che noi chiamiamo la nostra mission, che è tra l'altro una mission, mi faceva notare sempre Francesco Violi, una mission che si è evoluta, ecco, è la mission nostra del secondo centenario. Una mission che si è evoluta. Mi è piaciuta una considerazione che faceva Francesco Violi, quando si parla da empatia, si passa da empatia al bisogno a dignità e responsabilità, e in questo c'è il collegamento. La nostra attività si adegua al cambiamento del mondo, che è passato da una società lineare dominata dal riduzionismo scientifico ad una società complessa. Ecco, in questo quadro si inserisce la nostra attività. Ecco, quindi il discorso di prima, noi in qualche modo offriamo una casa, per così dire, sì, con la dignità di cui parlavo prima, che è quella là dei Lions, per poter svolgere nel migliore dei modi possibili o adeguarsi a quelli che erano i due dettati della Costituzione. Dall'altra parte, alla domanda che mi poneva un attimo fa, c'è bisogno di rispondere, sì. Noi prima avevamo soprattutto un'empatia verso il bisogno, non è che questo sia perduto, certo, che da ora in poi lo trascuriamo. Diciamo che quegli aspetti particolarmente caritatevoli che erano più vicini alla prima parte della nostra attività, perché la missione resta uguale sia nel primo secolo che nel secondo secolo, è sempre la stessa la missione, però questa empatia al bisogno si evolve. Altrimenti è riduttiva, sì. Va contestualizzata, sì. Altrimenti è fuori dal mondo. Sì. Cioè, oggi giustamente per pigliare lo spunto da lei datomi, diciamo, la scienza dal momento newtoniano, mm-hmm, scientifico newtoniano, in cui che cosa Newton con la sua scienza e poi la lettura in termini economici e in termini sociali significa Schmitt da una parte e Taylor con i principi sulla gestione di qualsiasi organizzazione. Che cosa si poneva? Era Newton, diciamo, di fronte alla natura e alla difficoltà della natura asseriva che la cosa migliore, e questo ha dato dei risultati enormi, è sezionare le singole problematiche e a una alla volta cercare di trovare le soluzioni, perché questo ci permetteva di capire il mondo, ci permettevano di capire la natura. C'era un processo in cui la causa e a una causa corrisponde un effetto, e questi mondi, questi vari effetti, non si se non nella logica newtoniana, non si andavano a diciamo, disturbare l'uno con l'altro. La realtà, ovviamente sto semplificando, la realtà invece è molto più complessa. Questo da un punto di vista scientifico è già c'è il concetto del probabilismo portato dentro da Boltzmann, poi abbiamo nel Novecento, all'inizio del Novecento, abbiamo Einstein con la sua meccanica che si differenzia da quella newtoniana, la meccanica quantistica, De Broglie, senza il principio dell'indeterminazione di Heisenberg, una alla volta hanno reso non è ancora validissima la meccanica newtoniana, però ha ridotto il campo d'azione, diciamo che per l'infinitamente piccolo e l'infinitamente veloce non hanno più valore. Ora questo ci ha cominciato a far capire che gli effetti, non è possibile sezionare tutti gli effetti, soprattutto nel sociale, i vari effetti, perché un effetto si va a perturbare un sistema, va a perturbare un altro sistema. E la complessità. E la perturbazione del primo sistema sul secondo
fa in modo che questo reagisca, ma a sua volta perturba ancora una volta il primo sistema e si crea una situazione di circolarità fra i vari sistemi che esistono in natura, per cui non è vero che ha una causa, c'ha un effetto, un solo effetto lineare, ma si è un processo circolare che complica di molto qualsiasi tipo di realtà. Cioè, in pratica, non abbiamo più una sicurezza, una linearità dei fenomeni, ma c'è una continua difficoltà nell'affrontare. E in questo quadro si innesta il lionismo del secondo centenario. Il lionismo del secondo centenario, che cosa in realtà, come reagisce? Reagisce contestualizzandosi, sì. Avendo chiaro in mente la necessità di passare da un sistema sostanzialmente chiuso, dove peraltro ricordiamo che un sistema chiuso esalta l'autoreferenzialità. Ecco, e questo è importante, evitare una cosa. E crea entropia, cioè sì, disordine. Sì. Passa a un sistema aperto, dove un sistema aperto significa che ha la necessità di collegarsi, deve collegarsi a tutte le altre realtà esterne, compresa pure la pubblica amministrazione, e trovare con queste realtà esterne il metodo, la logica per coevolvere e quindi integrarsi e fare integrare gli altri, in modo da portare un reale beneficio all'umanità o agli stakeholder che ci abbiamo intorno, abbandonando le azioni o cercando di abbandonare, forse non è giusto dire abbandonando, c'è ancora la necessità, ma l'azione della singola persona che fa la singola beneficenza o fa la singola visita medica o fa il singolo congresso in cui fa venire le persone eccellenti, ma passare a un discorso di veramente aprirsi e dare, aiutarsi reciprocamente con le altre realtà per dare un vero reale a quello che è la nostra platea di utenza. E questo è quindi il discorso anche e soprattutto della sussidiarietà, di quell'azione di collaborazione, aiuto, stimolo e sussidiarietà anche agli altri enti, alle amministrazioni, perché noi non dobbiamo essere la Torre d'Avorio che dice modestamente facciamo, no, dobbiamo essere sussidiari, perché dove qualcuno non riesce ad arrivare, forse ci possiamo arrivare noi. E questo mi richiama alla mente quello che viene chiamato oggi secondo welfare. Sì. Che peraltro nella legge del 2016 sul terzo settore, dove terzo settore è ancora un'entità molto complessa, in cui sicuramente noi stiamo dentro, sì, come i Lions, si cerca la legge in cui le definizioni esatte operativamente non sono state completamente date. Sì, mancano i decreti attuativi ancora. Ecco, mancano tutti i decreti, sì. Però allo Stato resta un compito di coordinamento e di redigere come deve essere svolta l'attività, ma richiede una partecipazione e l'aiuto di privati, associazioni, terzo settore, perché da solo ormai non riesce più a far fronte alle necessità del welfare. Ricordiamoci che la nostra, questo è un dato che vorrei dire, per la socialità il 40% della spesa pubblica è assicurata. Però ultimamente questo 40% che resta più o meno costante, è rimasto costante, è aggravato, è pressato da fenomeni che la nuova realtà ha portato avanti, cioè l'aumento, la speranza di vita che è aumentata, ha chiesto in termini sanitari dei sacrifici notevolissimi che vanno a incidere direttamente su questa parte. Quindi
seppure la spesa più o meno può restare costante, è un 20% ancora sul PIL, però c'è una pressione costante da parte dei nuovi fenomeni, migratori non escluso, sì, che fanno parte della necessaria attività per la socialità, diciamo. Quindi questo significa che in proiezione sarà sempre più necessario avere, portare un aiuto, però organizzato. Non episodico, non legato all'iniziativa della singola persona, non al protagonismo che talvolta riconosciamo, c'è anche nella nostra azione. E quindi questa è la proiezione che noi dobbiamo cercare di avere per i prossimi. Proiezione che si sta, ecco, il rifiuto del protagonismo sta nascendo proprio in questo periodo e incomincia con quello che io cito spesso in queste nostre trasmissioni, quel noi che comparve più volte sugli schermi dell'ultimo congresso multidistrettuale, perché basta con l'esibizionismo o il protagonismo, anche il lodevole, perché no, dell'io, per passare al noi. E ora un piccolo salto nella nostra discussione, perché vorrei anche entrare in quella che è la funzione specifica dell'ingegner e professore Francesco Violi nell'organigramma del nostro distretto. In sostanza, Francesco Violi ha questo compito: coordinatore distrettuale per la nuova imprenditoria giovanile e per il servizio civile universale. Vediamo un po' che cosa possiamo fare anche noi soci Lions, noi, i presidenti, i soci, ecco, sbagliato a dire presidenti perché dobbiamo essere tutti, non soltanto il presidente, ma tutti, che cosa possiamo fare in questo particolare settore. Mi dà due spunti bellissimi. Il primo è quello là che poi è coerente con quello che diceva prima, dalla situazione verticistica, tayloristica dell'organizzazione sia della società ma che di tutte le associazioni, che ancora è molto in piedi nella nostra realtà. Perché ci vuole tempo per togliere. Però l'obiettivo è quello là di ridurre, già in atto, la riduzione dei livelli, quindi evitare le logiche del presidente, ma avvicinarci più al primus inter pares. E quindi il team. E quindi lavorare sul team. E questo è il primo spunto. Il secondo spunto era sulla realtà nostra, diciamo. Ora, noi abbiamo un problema fortissimo che noi come Lions dobbiamo prendere atto, dobbiamo considerare, cioè noi abbiamo la disoccupazione giovanile che è ormai una catastrofe. E nel nostro distretto ancora di più, altre parti. Bravo, nel nostro distretto è ancora più, con una disoccupazione giovanile o addirittura gente che non studia e non lavora e non fa niente, che è la cosa peggiore. E questi scompaiono perfino dalle statistiche. Dalle statistiche. Ora, questo è abbastanza grave questa situazione. E qualcosa dobbiamo fare noi. E qualcosa dobbiamo fare. Ora, la possibilità che proprio attraverso i Lions io ho avuto è quella là, lei la ricordava, è quella là di cercare di entrare nelle scuole, è l'operazione che noi facciamo, io e poi le altre persone del distretto, entrare nelle scuole, nella scuola superiore e cercare, affrontare i ragazzi cercando di far capire loro che la vita, per esempio in un'industria, in una realtà che produce, che dovrebbe produrre bene, è diversa dall'attività scolastica, e cominciare a dare qualche elemento relativamente alla vita industriale. Da questo poi si cerca di spingere i ragazzi a farsi venire un'idea
che abbia delle caratteristiche umanitarie, magari nel loro, guardando nel loro ambiente, e quest'idea cercare di elaborarla fino al punto di avvicinarla da una business idea, farla diventare un'ipotesi di start-up. In questo c'è una collaborazione stretta con la scuola, perché da solo non si può fare, nell'ambito della scuola i professori della scuola debbono accettarla e darci fortemente una mano. Andiamo a fare alcune lezioni introduzione su questo, e poi se appena creato il gruppo noi abbiamo questo team di giovani che incominciano ad apprendere che alcuni dei capisaldi, peraltro consigliateci in modo violento quasi dalla comunità europea pure, che sono il problem solving, che devono cominciare a imparare, lavorare in team, imparare ad imparare, cioè loro non sanno qual è il problema che gli stiamo presentando o che sta nascendo dalla loro elaborazione, però debbono imparare a imparare le cose per risolvere quel problema, che è una delle attività fondamentali per i prossimi anni, perché noi non sappiamo con esattezza che sarà l'innovazione tecnologica, che cosa ci porterà, però sicuramente dovremo cercare continuamente ad apprendere. Un'altra è cercare di capire dei dati, dall'elaborazione dei dati che hanno, come debbono portare avanti certi discorsi, e dopodiché un poco di project management e un business plan che gli serve per portare l'idea a un'ipotesi appunto di produzione aziendale. Ecco, chiedo scusa, il Prego. Tempo ormai stringe, però è un argomento veramente affascinante, che tra l'altro è il tipico argomento che soltanto una persona come l'ingegner Violi, che ha fatto il dirigente di azienda, sta facendo attualmente il professore universitario, può portare veramente avanti. E il nostro compito quindi come Lions, e quindi questo è quasi anche una raccomandazione, un invito ai soci, dobbiamo queste idee bellissime, questa iniziativa bellissima che lui sta portando avanti, svilupparla sempre più nel mondo della scuola. Il mondo della scuola ha bisogno di noi, sì. È vero, ingegner Violi, ha bisogno di noi il mondo della scuola, e noi possiamo dare qualcosa al mondo della scuola senza che noi conosciamo i problemi, i lacciuoli burocratici, i problemi perfino economici delle istituzioni scolastiche. Noi possiamo dare il nostro contributo. Dobbiamo dare, perché è il nostro compito. E allora fin da adesso devo dire, siccome questo è un argomento che anche a me come persona, anche per il mio passato professionale, affascina, io fin da adesso dico all'ingegnere Francesco Violi: dobbiamo vederci un'altra volta in questa sede, in questa trasmissione, in questa emittente, e parlare anche di una iniziativa che ora il tempo mi impedisce di parlarne a lungo, che è questa 8ª edizione del bando di, che cos'è, un concorso organizzato per portare l'idea di cui dicevo prima fino alla considerazione, alla formulazione di una startup. E questo viene fatto con l'associazione Lifeability, sì, di Milano. L'anno scorso abbiamo vinto il secondo premio su un concorso nazionale. Benissimo. Con la scuola di Nola, sì, su un'idea molto bella che era venuto fuori, e questo concorso darà, vabbè, dei premi, ci stanno dei premi in denaro, ma ci saranno pure delle possibilità di fare delle visite nelle altre realtà della comunità europea. È sovvenzionata dalla Camera di Commercio di Milano in termini di soldi, e ci appartiene anche il mondo Lions all'interno. E quindi su questo argomento io do fin da adesso appuntamento ai nostri spettatori per qualche altro incontro, e probabilmente potremo anche vedere di far partecipare qualche giovane che Francesco Violi ha conosciuto o sta conoscendo nella sua meritoria attività di
responsabile come ordinatore distrettuale, lo ripeto ancora una volta, anzi lo leggo testualmente, per la nuova imprenditorialità giovanile e per il servizio civile universale. Di cui parleremo la prossima volta. Di cui certamente possiamo parlare una prossima volta. E con queste considerazioni Elio Fusco vi saluta e con Elio Fusco vi saluta Francesco. Diamoci la mano qua. Okay, no? Grazie.